Com'è andata l'ultima riunione operativa prima dell'inizio del giorno della vaccinazione, quindi la campagna di vaccinazione contro il Covid? Beh, insomma, stiamo completando tutte le fasi necessarie. La sanità regionale, il sistema di protezione civile regionale sono al lavoro e direi che siamo agli ultimi dettagli. Le strutture sono pronte, le strutture anche che saranno necessarie per ospitare i vaccini, per consentire alle persone una volta vaccinate di avere i luoghi nei quali poter essere tranquilli nelle fasi successive, il sistema di emergenza, insomma, sono tutte le attività che un'operazione di questo genere impone e che ha visto queste due grandi organizzazioni lavorare e perfezionare questa cosa che interesserà domani la regione con i primi 265 vaccini, ma riguarderà l'intera Europa. Ecco, che cosa succederà proprio praticamente domani a Palmanova? Domani mattina riceveremo i vaccini che sono depositati in una struttura protetta, naturalmente, che sono già arrivati nel pomeriggio da Pratica di Mare. Una volta che arriveranno i vaccini saranno depositati nei luoghi adibiti a questo tipo di vaccinazione, poi cominceremo a vedere dentro quelle categorie definite dal commissario Arcuri, facce molto note e anche facce molto meno note, perché tutti i professionisti del sistema di salute che operano non solo negli ospedali o nelle strutture territoriali, ma anche nelle case di riposo, domani manifesteranno con questa loro decisione anche un'azione nei confronti dell'opinione pubblica per cercare di convincere le persone al fatto che questo vaccinarsi sia una cosa importante. Per quanto riguarda i corregionali di rientro da Londra, quali saranno le date possibili di rientro per queste persone all'aeroporto di Ronchi dei Legionari? Beh, ci sono due voli, uno arriverà domani sera e l'altro il 3 gennaio. E diciamo che se il sistema regionale non avesse garantito le attività di test per i passeggeri, questi voli non avrebbero potuto raggiungere Ronchi dei Legionari e quindi probabilmente molti corregionali non sarebbero potuti ritornare a casa. Quindi abbiamo organizzato uno sforzo importante che si sovrappone a tutte le altre cose che stiamo facendo, l'attività dei tamponi per consentire il rispetto delle procedure che prevede che nelle 72 ore successive al rientro uno deve dimostrare di non essere stato contagiato.